Ciao a tutti, bentornati su Antimeta, siamo il Lorenz e che Robert. E oggi abbiamo qui la nuova puntata di Analizziamo il vostro Commander. Abbiamo Xenagos God of One Shot di Bfake 89, ovvero il nostro Gennaro, quello lì per il gruppo Telegram. Quello lì. Carto col tecnico, 10.000 nomi. Allora, partiamo intanto subito con la domanda per il prossimo contest. Esatto, la domanda sarà: qual è il vostro token preferito? Noi rispondiamo dicendo che il mio token preferito è il token coniglio generato da Kadira, il mio comandante bianco-verde, che li sciama in modo orribile e mi piacciono un botto i coniglietti piccolini che poi fanno male. A me piace la bestia 3-3 della, fatta dalla bestia interiore che la regali volentieri a un avversario. Quindi scrivete il vostro commento con la risposta al vostro token preferito e faremo l'estrazione sempre verso fine mese, intorno, adesso guardiamo che non ci prepariamo mai naturalmente tutto, magari il 28 di settembre facciamo l'estrazione. Vediamo se ci riusciamo. 28 di settembre, no, ce lo segniamo, estrazione il 28 di settembre. Vi ricondivideremo il video ogni tanto, così potete partecipare. C'è Besquitin. C'è la bestia interiore. Allora, qui siamo su Moxfield e ci fa vedere appunto la stima che questo mazzo non è assolutamente budget, anche perché one shot, quindi qui stima un millino di dollari. Wow. Quindi un mazzo di quelli tosti. Allora, abbiamo Xenagos, il dio delle rivelazioni. Revels, no, era tradotto della dissolutezza. Dio della dissolutezza. Costa 5, è un 6-5 indistruttibile, fino a che la tua devozione a rosso e verde non è 7 o più e non è una creatura. All'inizio del combattimento del tuo turno, un'altra creatura bersaglio che controlli prende rapidità, più X fino alla fine del turno, dove X è la sua forza. Quindi raddoppi la sua forza e gli dai rapidità. Quindi assolutamente non male, molto forte anzi. Mm-mm. Allora, poi abbiamo l'Allosauro Shepherd, che questa qui carta di Jumpstart, ristampata poi in più versioni, molto forte, costa un verde 1-1, non può essere counterato, e le magie verdi che lanci non possono essere counterate. È fastidioso. Beh, poi tappando 6, tutti gli elfi hanno costituzione base 6-6 e diventano dinosauri, che comunque ci interessa meno. Questo è per proteggere tutte le nostre bestiacce che andremo a lanciare. Già. Bane of Progress, questa mi sta un po' più sulle scatole. E quando entra distruggi tutti gli artefatti e incantesimi, metti sul Bane of Progress un segnalino e per ogni permanente è distrutto in questo modo. Questa qui invece non è eccezionale, il Bane of Progress secondo me, cioè ci sta perché pulisce artefatti e incantesimi, ma lo fa anche sui tuoi, quindi... Beh, però si pompa. Sì, sicuramente non, si pompa. Non potendo distruggere Xenagos, c'hai una bestia gigante che con Xenagos diventa rapida... Sì. E raddoppia la forza. Comunque... devi spaccare tante cose, ci può stare, ci può stare. Poi gli uccelli del paradiso per filtrare il mana ci stanno sempre. Blightsteel Colossus costa 12-11-11, travolgere Infect indistruttibile. Se raddoppi questo o shotti quasi, se non hanno qualcosa di molto grosso per pararlo. A parte che in un mazzo del genere avrà anche altre cose che raddoppiano, quindi oltre al comandante ci saranno altre cose come il tuo. Assolutamente. E comunque quando viene mandato al cimitero il colosso da una qualsiasi zona lo rivieli, lo rimescoli nel grimorio, quindi assolutamente non male, anche perché raddoppiando la sua forza di costituzione 22-22 con Infect travolgere diciamo è che fastidiosissimo, è facile che faccia un shot. Esatto. Blood Trister costa 6 a un 6-6 volante travolgere, quando fa da combattimento a un giocatore stappalo. Dopo questo combattimento c'è una fase di combattimento addizionale. Il Blood Trister non può attaccare un giocatore che ha già attaccato in questo turno. Potente, fai parecchie combat e all'inizio di ogni combat raddoppi la forza in modo esponenziale. Esattamente. Ci sta parecchio. The Light Halfling, questo qui è l'effetto nuovo, costa un verde 1-2, aggiunge incolore. Oppure aggiungi un mana di un qualsiasi colore, spendilo solo per lanciare magie leggendarie e non possono essere counterate. Quindi forte. Onesto, anche questo qui non è assolutamente male, anche perché non farsi counterare le bestie nel rosso-verde ci porta verso la vittoria. Dragonborn Champions costa 4, 5-3 travolgere, ogni volta una fonte che controlli fa 5 più danni a un giocatore, pesca una carta. Ci sta anche questo, pescheremo spesso. Elvish Spirit Guide costa 3-2-2, esilialo dalla tua mano, aggiungi un verde, quindi ci sta per velocizzare,
per velocizzare il gioco, proprio per essere spietati sì. e andare sopra gli altri. E Etali. Tali, Tempesta Primordiale, la conosciamo, carta che l'Antimeta apprezza tantissimo. Già, molto forte. Findhorn Elves, giustamente gli elfetti per rampare ci stanno. Galta Galta. Primeranger, anche questo qui lo giocheremo a costo 2 spesso, visto che raddoppiamo la forza delle nostre creature. Abbastanza, quindi un bel 12-12 che entra a costo 2 probabilmente con Non è male. travolgere. Gorklow, Terror of Qualsamma. Le magie creatura che lanci con forza 4 o più costano 2 incolori in meno per essere lanciate. E quando lui attacca, ogni creatura che controlli con forza 4 o più prende più 1 più 1 e travolgere fino a fine Questa turno. è Quindi forte. anche questa è fondamentale, diciamo, in un mazzo di creature grosse come questa. Hellkite Charger costa 6-5-5 volante rapidità. Quando attacca puoi pagare 7 mana, di cui 2 rossi. Se lo fai, stappa tutte le creature attaccanti e dopo questa fase c'è una fase di combattimento addizionale. Buono. Anche questo qui buono perché con tante fasi facciamo parecchi danni. Hellkite Tyrant costa 6, un 6-5 volante travolgere. Quando fa danno da combattimento a un giocatore, prendi il controllo di tutti gli artefatti controllati da quel giocatore. All'inizio del tuo mantenimento, se controlli 20 o più artefatti, vinci la partita. Questo qui è potente anche perché farai lo stesso danni, è facile che li fai visto che vola, travolge e se gli raddoppiamo la forza è grosso tanto. Ilarg, The Raids Boar, costa 5, travolgere 6-6. Quando attacca, puoi mettere una creatura dalla tua mano sul campo di battaglia tappata attaccante. Riprendi quella creatura in mano all'inizio del prossimo end step. Quando muore o è messo in esilio dal campo di battaglia, puoi metterlo Nel in cima Grimorio. In cima al Grimorio. del suo proprietario. Sto qui lo usi anche te, è straforte o Dov'è che lo no? Non lo usi te, in uso? In Xenagos questo? Xenagos? Non mi ricordo, è facile, Mi sì, sembra che probabilmente. c'avevi qualcosa che ti ritornava in mano. Probabilmente l'avevo messo giusto per fare un po' di volume, ma il mio Xenagos è molto più Budget, amichevole di sì, questo. immagino. Questo qui è uno Xenagos di quelli veramente one shot. Karlach, Fury of Avernus, costa 5, da Baldur's Gate, è un 5-4. Ogni volta attacchi, se è la prima combat phase di questo turno, stappa tutte le creature attaccanti, prendono attacco improvviso fino alla fine del turno. Dopo questa fase c'è una fase di combattimento Quindi si prendono addizionale. anche attacco improvviso fino a fine turno per tutte le altre comment che riuscirà a fare. Eh sì, Buono. assolutamente male. Già. Poi c'è Clout, naturalmente, costa 7, 4, 4, volante rapido. Quando attacca aggiungi X mana in qualsiasi combinazione di colore, dove X è la forza totale delle creature attaccanti. Spendi questo mana solo per lanciare magie e fino a fine del turno non perdi il mana tra una fase e l'altra. Quindi Questo qui in campo fai questo è praticamente mana infinito se fai combat extra. potentissimo. Sei il tipo che tappi 7 e fai combat extra, con questo qui fare 7 mana Eh sì, è un attimo. è un attimo. Perché Cloud dice la forza delle creature attaccanti, quindi neanche i danni che fai. Questi fai disastri. Poi abbiamo Kogla, The Titan Ape, da Ikoria, carta molto bella. Costa 6, di cui 3 verdi. Quando entra, combatte con fino a una creatura, lotta con fino a una creatura che non controlli. Quando attacca, distruggi artefatto o incantesimo controllato dal giocatore in difesa. Tappando 2, riprendi un non umano che controlli in mano e Kogla prende indistruttibile fino a fine del turno. Quindi lo super proteggi perché Sì, buono. salvi un'altra creatura e ti proteggi lui. Elfi di Llanowar ci sta. Moldgraf Monstrosity costa 7, 8, 8 travolgere. Quando muore, esilialo. Poi rifai tornare due carte creatura casualmente dal tuo cimitero sul campo di battaglia. Buono, Buono. buono. Morrowg, Fury of Akrom, questo da Zendikar Rising, costa 6-6-6. Ogni creatura che controlli prende più 1 più 0 per ogni volta che è attaccato in questo turno. E in un mazzo come questo, dove fai tante combat, effettivamente non sono male. No. Landfall, quando la terra entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo, se è la tua main phase, c'è una fase di combat addizionale dopo questa fase. Inizio di questa comba, stavo tutte le creature controlli. Questo qui è un altro che ti fa Potente. combattere extra. Buono. Potente anche questo qui, parecchio. Sì. Vecchia Mascella, immancabile, costa 7-7-7 volante. Quando fa danno da combattimento a un giocatore, crea altrettanti tesori. Quindi anche Questi qua si creano ancora vola su mana. col mana. Quartzwood Crasher, costa 5, 2 rossi e un verde, 6-6, travolgere. Ogni volta una o più creature che controlli con travolgere e fa danno da combattimento a un giocatore, crea un dinosauro bestia XX
contravvolgere, dove X è l'ammontare di danno che quelle creature hanno inflitto a quel giocatore. Potrebbe venire fuori una cosa molto grossa. Parecchio grossa. E ce ne sono parecchi anche contravvolgere, quindi non è male. Poi proprio per voler essere spendaccioni c'è anche Ragavan, giustamente, e costa 1-2-1. Quando fa danno da combattimento a un giocatore, crea un tesoro ed esilia la prima carta del suo grimorio. Fino alla fine del turno puoi lanciare quella carta. E Dash costa 2, quando entra ha rapidità e ti ritorna in mano Ragavan a fine turno, quindi Buono. interessante. Abbiamo Rurich, de Unbowed, costa 6, è un 6-6. Cautela a raggiungere quando attacca, no, attacca ogni combat se possibile. Ogni volta un giocatore lancia una non creatura, una magia non creatura, Rurich fa 6 danni a A quel quel giocatore. giocatore. Potente, da stare attenti perché comunque mi sa che non ce ne abbiamo tante. Comunque tira dei begli schiaffi questo. Savage Venmo costa 6, 4-4, volante. Quando attacca aggiungi 6, 3 rossi e 3 verdi al tuo pool, e fino a fine turno questo mana non viene perso tra una fase e l'altra, quindi anche questa carta economica è super efficace. Allora, Selvala, Heart of the Wilds, costa 3, 2, 3, e ogni volta un'altra creatura entra nel campo di battaglia, il suo controller può pescare una carta se la sua forza è maggiore di ogni altra creatura, se la forza è maggiore di tutte le creature. Sì. Tappa un verde, lei aggiunge X mana in qualsiasi combinazione, dove X è la forza maggiore tra le creature che controlli. Quindi anche Selvala Buono. super rampa, anche perché giocandola in main 2, dopo che hai raddoppiato le forze, diventa veramente grossa. Simian, Spirit Guide, costa 3-2-2, esilia dalla tua mano, aggiungi rosso. Anche questa qui è un'altra carta compagna di quella di Carta prima, rapida. per velocizzare le nostre forze. Zopandrel, Hunger Dominus, costa 7, questo qui è da Phyrexia Will Be One. Raggiungere all'inizio di ogni combattimento raddoppia la forza della costruzione di ogni creatura che controlli fino alla fine del Questo turno. qui è cattiva. Tappando due verdi Phyrexiani e sacrificando due altre creature, metti un segno indistruttibile su Zopandrel. È cattiva. 4-6 è pericolosissima in un mazzo come questo. Abbiamo anche 13 stregonerie. Chandra's Igniton costa 5 stregoneria. Una creatura che controlli fa danno pari alla sua forza a ogni altra creatura e avversario. I Chandra, anche le tue? Sì, beh, tu te ne scegli una magari tra quelle un po' più deboli che hai, che quelle più deboli che hai Potrebbe magari sono dei sopravvivere? 7-7, le altre tue magari sopravvivono e fa magari tratta di tutto il resto. Sì, chiaro. Vabbè, insomma, mica male. Beh, dipende dalla situazione sempre. Far sì per rampare ci sta. Sole, no, sole verde del crepuscolo, X è un verde, rivela le prime X carte più uno del tuo grimorio, scegli una creatura e o una terra tra di esse, metti quelle carte nella tua mano e il resto in fondo al tuo grimorio in ordine casuale. Se X è 5 o più, invece metti le carte scelte sul campo di battaglia. Put the chosen cards onto the battlefield or Se into the line. Quindi puoi scegliere se in in campo campo o in mano e in mano. resto in fondo in un qualsiasi ordine. Buono, buono. Green Sun Zenith, questo che invece cerchi una creatura nel grimorio La metti in con X o campo meno, la metti in campo e poi rimescoli lo il Zenith sole nel dello grimorio. Zenith. Esatto. Jeskha's Wheel costa 3, scegli uno. Se controlli il tuo comandante, quando agi questa spell, puoi scegliere entrambi. Aggiungi rosso per ogni carta nelle mani degli avversari. Esilia le prime tre carte del tuo grimorio. Puoi giocare una di quelle carte in questo turno. No, puoi giocare quelle carte in questo turno. Nathus Lore, rampi una foresta. Rylantress Assault, stregoneria, stappa tutte le creature che hanno attaccato in questo turno. Dopo questa fase principale c'è un'altra fase addizionale seguita da un'altra fase principale. Anche questa qui, mica Combat, male. eh sì. Riskar Expertise, costa 6. Pesca carte pari alla forza maggiore tra le creature che controlli, buono. E puoi lanciare una magia con costo 5 o meno dalla tua mano senza pagare il suo costo di mana, che ci Buono. sta. Round 2, costa 4, stappa una creatura bersaglio. Dopo questa fase principale c'è una fase di combat addizionale seguita da un'altra fase principale e a flashback, quindi proprio Cattiva. esatto, molto cattiva. Selvala Stampede costa 6, dilemma del concilio. Partendo da Tesh, ogni giocatore vota per Wild or Free.
Rivela la carta della Cina del tuo grimorio fino a che non rivedi una creatura per ogni wild. E metti le carte scelte sul campo di battaglia e mescoli il resto del tuo grimorio. E puoi mettere un carta permanente tra di esse, in campo, puoi mettere un permanente dalla tua mano sul campo di battaglia per ogni voto free. Quindi potentissima perché piazzi giù cose e quindi popolando il campo qua fai veramente i buchi nelle mani. Tre visits, cerca nel tuo grimorio una foresta e mettila in campo di battaglia, ok? Tooth and Nail, costa 7, scegli uno, cerca nel tuo grimorio per fino a due carte creatura, rivelale, mettili nella tua mano, poi rimescoli il tuo grimorio, metti due carte creatura dalla tua mano in gioco con Entwine, ovvero pagandolo due in più, puoi scegliere entrambi, quindi veramente Sì. forte. Vandalblast, un rosso, distruggi un artefatto che non controlli, o lanciato ad Overlord a costo 5, distruggi tutti gli artefatti che non controlli. Quindi veramente potente. Poi il buon Gennaro ha anche 9 istantanei. Velo dell'autunno, costo un verde. Le magie che controlli non possono essere counterate. E da Fonti blu. magie blu o nere. E creature. No, le creature che controlli non possono essere bersaglio di magie blu o nere in questo turno. Quindi Danti malocchio potente. dal blu e dal nero e incanterabile dal blu e dal nero, Poi la bestia interiore distrugge un permanente non terra bersaglio, il suo controllore crea un 3-3. Intervento eroico, i permanenti che controllano un antimalocchio indistruttibile, ok. Pyroblast, a costo un rosso, counter una magia blu. No, counter una magia se è blu, o distrugge un permanente se è blu. Ottima trovata per evitarsi sorprese, visto che sappiamo che a Gennaro non piacciono i counter. Ci sta. E Red Elemental Blast, che è la sorella di Pyroblast. Return of the Wild Speaker costa 5. Scegli uno tra pesca carte pari alla forza maggiore tra i non umani che controlli, oppure tutti i non umani prendono più 3 più 3. Quindi versatile. Buono. Tamiyo Safekeeping costa un verde. Un permanente bersaglio antimalocchio indistruttibile fino a fine del turno e guadagni 2 vite. Ottimo. Velo dell'estate. Pesca una carta se un avversario ha lanciato una magia blu o nera in questo turno. Le magie che controlli non possono essere counterate in questo turno. Tu e i permanenti che controllate avete antimalocchio dal blu e dal nero fino alla fine del turno. Ok, anche qua, velo dell'autunno, velo dell'estate, quindi proprio cugine queste due carte. Worldly Tutor, cerca il tuo grimorio per una creatura, rivelala e aggiungila alla mano. No, no, gliela No, metti, mescoli il mescola e grimorio e la la metti in mescolo mettere cima, in perché cima. non la metti in cima, buono. Poi Arcane Signet, Fellwar Stone, Mana Crypt, qui non si scherza, Soldring. Dei Great Henge, quindi non si bada proprio a spese, e Taunt Vessels, ci sta, ci sta. Incantesimi, Aggravated Assault, costa 3, pagando 5, stappa tutte le creature che controlli. Dopo questa fase c'è una fase di combattimento addizionale seguita da un'altra fase principale. Usa questa abilità solo come stregoneria, ok. Questa, se non mi sbaglio, l'hanno appena ristampata come si chiama? Nelle favole di Wilds of Eldraine, se non mi Non l'ho sbaglio. trovato io pure, mi sa. Peccato, era Bea carina. Umbra costa 4, incanta creatura, la creatura incantata più 2 più 2, e ha quando questa creatura attacca stappa tutte le terre che controlli, Tot Totem and Armor, Armor, è buono. fortissimo. Elemental Blood costa 3, incantesimo, ogni volta una creatura con forza 3 o più entra nel campo di battaglia sul tuo controllo, pesca. Bond, Elemental Bond. giusto. Garruk Uprising costa 3, quando entra peschi una carta se hai una creatura con forza 4 o più, le creature che controlli hanno Trample, quando una creatura con forza 4 o più entra peschi una Ci carta. sta questa, è brutto. Progetto Guardiani costa 4, ogni volta una creatura non token entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo, se non controlli una creatura con lo stesso nome di quella creatura o non c'è nel tuo cimitero una carta con lo stesso nome, pesca una carta, quindi Buono, in questi fortissima. mazzi è forte. Tutti i commander del Sì, progetto Guardiani ci praticamente sta. sì. Kenrith Transformation incanta creatura, quando entra peschi una carta, la creatura incantata perde tutte le abilità ed è un alce con forza e costituzione base 3-3. Onesto, quindi fa tipo Oko, gli fa diventare un algebra 3 e finita lì. Lurking Predators costa 6. Ogni volta un avversario lancia una magia, rivela la prima carta del tuo grimorio. Se quella carta è una creatura, metti quella carta sul campo di battaglia, altrimenti puoi mettere quella carta in cima, non the bottom, in fondo al tuo grimorio, quindi non in cima. Ah no, aspetta. Tu la riveli. Se è rivelata, puoi anche tenerla in cima, perché dice puoi metterla in fondo. Quindi tu la riveli, l'avversario la vede. Se è una creatura,
la metti in campo di battaglia. Se non è una creatura, puoi o tenerla lì o metterla sotto, perché dice puoi metterla in fondo. È Che forte non è questa qua. male. Non è assolutamente È male. forte. Pattern of Rebirth costa 4, incanta creatura. Quando la creatura incantata muore, quel dead creature sul controllo di quella creatura può cercare nel suo grimorio per una carta creatura, mettere quella carta sul campo di battaglia e rimescolare il suo grimorio. Ci sta, Eh sì, Pattern of Rebirth, mica forte. male. Rimo the Wire, Rimo dei Selvaggi, costa 3. Incantesimo, le creature non possono essere counterate. Le creature non token hanno Riot, che Riot era... Quando entra scegli se farli avere un Sì, più uno più tumulto, uno tumulto. o una rapidità. Sì, no, si traduceva con Tumulto, tumulto. sì, Sì, tumulto. più uno più uno, rapidità, quindi ci sta un botto. Snake Attack costa 4, tappa un rosso, puoi mettere una creatura della tua mano sul campo di battaglia, prende rapidità, sacrifica l'inizio della prossima sottofase finale, mica male. E Sylvan Library costa 2, all'inizio del tuo draw step puoi pescare due carte addizionali, se lo fai, scegli due carte che hai pescato in questo turno, per ognuna di quelle carte puoi pagare 4 vite o mettere quella carta in cima al tuo grimorio, quindi veramente forte il Sylvan Library effettivamente qua. Ci sono carte dove non si bada a spese. Concludiamo con le terre, vediamo se Gennaro si è risparmiato, ma non mi sembra. Qui c'è una bella Bosei giù, qui c'è la Shockland, no, questa è la Fastland, Cinderglade. Entra a meno che non controlli due o O più più terre terre base. Ah, base. neanche la Fastlane, due o più. Ok. Command Tower. Il Pathway. Frutteto esotico, 11 foreste, Game Trail, questo se riveli foresta o montagna entra Sì. stappato. E la Bounceland, ok. Questo qui è la terra filtro, passaggio dei farabutti, trauso svolto per creare un po' di tesori. Ci sta, no? A livello di terre, bravo Sì, Gennaro, non che è è andato una bene anche roba perché non esagerata. se ne fa niente di tutte le terre forti, tanto qua dopo che c'hai due colori non devi filtrare nient'altro, è andato a risparmio sulle terre, perfetto. Oh, niente, questo mazzo è un bello spunto per un mazzo di quelli che picchiano tanto, perché qua ci sono creature grosse che fanno combat, non gliele potete counterare, anzi c'ha lui i counter per i vostri counter, perché ci sono i Pyroblaster ed Elemental. Tanti istantanei che danno antimalocchio, indistruttibile e proteggono, forse un po' poche rimozioni, perché Punta a rimuoverli in combat, si vede. punta a rimuoverli in combat, comunque gestisce bene gli artefatti col Bane of Progress. C'è anche l'Overlord del Vandalblast, che non è male, pesca parecchio e forse mi sembra che rampi un po' pochino, Sì, in effetti ce ne sono poche di ramp. perché farsi Signature Roll, ok. Three visits, ok. Ci sono i due elfi, le due carte che le scarti dalla mano ti aggiungono mana, gli uccelli del paradiso. Forse non rampa troppo. Non rampa troppo. Qui vediamo se si vede una curva di mana. Ecco, ti prometti con valore di mana 1, però se effettivamente la curva, insomma, ci sono cose grosse, ci sono però. Cose grosse ci sono, è vero che poi tante se le sconta, però effettivamente ci sono tante cose che costano poco. Poi comunque sì, gli artefatti, ci sono tutti i soliti artefatti che ti aggiungono mana, quindi dai, probabilmente ci sta. Sommando tutte le cose, arrivare a 5, l'importante è arrivare a 5 mana velocemente per giocare Xenagos. E Sì, no, poi poi non te lo rimuovono più. pian pianino comunque ci sono tante cose permanenti a mana 5, 4, 3, 2, sì, ma sotto il 5 ce ne sono comunque parecchi. Quindi dai, anche la curva è buona, non ottima, però qua bisogna giocare cose grosse, quindi 6 mana, tante carte a 6 mana sono ottime comunque. Qui vediamo come ci sono tutti i dettagli, dove abbiamo 65% di simboli verdi, 36 rossi, quindi gioca giustamente un po' più di foreste, una in più, però c'è anche Bosei giù, quindi qualcosina in più di foresta, giusto per essere tutelati, visto che lo giocherà principalmente e anche un po' più velocemente. Qui ci fa una mano casuale che, come vedete, non va assolutamente bene. Non va Molto assolutamente bene. Niente, comunque ragazzi, bel mazzo. Bel mazzo, Xenagos, molto cattivo. il dio del one shot. Direi che anche il nome calza a pennello. Abbastanza.
Già il tuo di Xenagos fa male, Sì, non immagino questo. già Xenagos è molto forte di suo, piazzato Abbastanza. lì senza impegno, mettendoci dentro carte verdi o rosse a caso che picchiano. Facciamo male così. Viene fuori bene questo qui che addirittura è anche stato studiato, è sicuramente un upgrade per Eh sì. picchiare forte. Bene ragazzi, direi che possiamo concludere qua questo video e vi aspettiamo al prossimo video con il prossimo video. Il Abbiamo fatto la prossimo scaletta della video. settimana, quindi ci sono unboxing, video speciali, tante cose. Prossimo video.